Ciao a tutti e bentornati nel canale Video Tag. Sono stata taggata da Cristi74. Il tag si intitola Malata di Rossetti. Io questo tag lo avevo fatto perché mi aveva taggato Masha, che ha ideato questo tag Malata di Rossetti. Quindi l'ho fatto prima perché mi aveva taggato Masha e Beauty, che ha fatto questo tag. Adesso mi ha taggato Cristi e io lo voglio rifare. Non è che ho grandi novità nel frattempo, però lo voglio rifare perché mi voglio avvicinare a questo mondo che io fortunatamente non ho questa malattia. Non lo so se è una fortuna o una sfortuna, però voglio approfondire più il discorso dei rossetti, magari fare qualche acquisti un po' più carini e avvicinarmi un po' di più a questo mondo. Quindi voglio rifare questo video tag. Magari se qualcheduno passa, qualche persona nuova passa nel canale, non è che si va a vedere i video vecchi, quindi insomma è sempre sempre bene. Nel frattempo saluto Masha e saluto Cristi, ringrazio Masha, ringrazio Cristi. Cominciamo con la prima domanda: balsamo o trattamento labbra preferito? Io di solito uso il burro cacao. Dimenticato, ce l'ho in borsa perché lo porto sempre con me. È un burro cacao semplice. Oppure, quando sto a casa perché non li trovo comodi da portare in giro, pucciare il dito quando sto per strada, magari la sera prima di andare a dormire, la mattina prima di uscire, ho questo della Trusi e un altro della Nuxe. Molto, molto, questo è più denso. Vedete com'è? Sembra un miele. E oh, che buono! Miele e limone. Quando sto a casa uso anche questi, però quando esco, un attimo, ops, quando esco. Porto con me sempre il classico labello o un rossetto semplice. Allora, quindi uso un po' di tutto quello che ho. Ultimamente sto usando insieme, vabbè, vado fuori tema, all'oglietto di Florena, ho preso questo oglietto fermentato di Florena. Per le lauce ci sono i petali dentro e mi sto trovando benissimo. Ovviamente lo metto la sera, questo oglietto di Florena, anche questo è ottimo, super ottimo, consigliatissimo. Allora, il rossetto, domanda numero 2, il rossetto che cattura lo sguardo. Il rossetto che cattura lo sguardo, secondo me, è un rossetto rosso, molto acceso. Un attimo. Allora, un rossetto rosso, brillante, fucsia. Al limite, anche fucsia. Questa è la mia scatola, cioè, ne ho pochi e sono quasi tutti low cost. Per me il rossetto che cattura lo sguardo è un rossetto rosso. Un rossetto rosso. Anche uno 12 della RVB, più chiaro è quello che indosso. Quindi
Quindi oggi facendo un video che parla di rossetti, ho messo un rossetto che cattura lo sguardo. Allora, rosso o fucsia, se ci sta bene fucsia. Anzi, avevo un rossetto fucsia di Pupa, era una tinta che non ho usato più. Molto molto bello, l'avrei dovuto mettere. Allora, secondo me questi rossetti catturano lo sguardo, oppure un rossetto così. Molto molto potente. Anche un nude, però, diciamo che per catturare lo sguardo, secondo me sono delle tinte rosse, delle tinte molto appariscenti. Poi, il miglior prodotto di lusso e il miglior prodotto low cost. Io il miglior prodotto, non ho rossetti di lusso per il momento, però sì, ce l'ho qualcuno di lusso, però ecco, lo sto trovando, però ho in mente qualche acquistino che adesso non vi dico in anteprima perché se no dopo non è più una novità. Ho in mente di inserire altri rossetti nella mia collezione di rossetti. I più belli, diciamo, allora, miglior di lusso e miglior low cost. Faccio un po' di confusione, però fa parte di me. E il miglior di lusso è quest'olio Clarins, è un lucido olio della Clarins. Molto 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 bello, molto bello e anche leggermente glitterato, molto bello leggermente glitterato. Metterò nella collezione qualche altro prodottino di lusso, sarà una sorpresa. È un altro amato da me, penso che ormai lo sapete a memoria, sto sempre a parlare di questo, di Diego della Palma, che è un colore meraviglioso, è un nude mattone, né troppo caldo né troppo freddo. Vedete ragazzi perché ho voluto rifare il video tag? Perché magari appassionandomi col tempo riesco pure a parlarne di più e con più passione. Praticamente, grazie a sti tag mi sto appassionando. Ecco, molto 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 bello, che è spettacolare. Non lo sto trovando più questa tonalità. È un vero peccato, veramente un vero peccato. Low cost, il miglior low cost. Il miglior low cost, non vorrei fare tanto rumore, ragazzi, è un lucido della Essence. È un lucido della Essence, vedete, ne ho usato tantissimo, che quando io è un bel, sto sbocciando, non faccio la tirchia, un lucido molto molto bello e come ve lo posso far vedere? Un lucido molto bello, specchiato, confortevole, che mettendo una matita posso creare il colore che voglio, essendo, capito, molto molto trasparente e non è troppo rosato, quindi molto 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 adattabile, che ho indossato così, oppure intensificato con le altre matite, e top, low cost.
consigliatissimo. Miglior rossetto di MAC e peggiore di MAC. Io per il momento non ho ancora preso rossetti di MAC, però ci sto facendo un pensierino, ci sto veramente facendo un pensierino, perché comunque ho trovato un bel negozio fisico vicino dove lavoro. Quindi passiamo a questa domanda. Domanda numero 5: prodotto più deludente. Allora, prodotto più deludente, non che mi ha deluso come prodotto, però come colore. Avevo da questo, ho preso questo, questo della Kiko, perché volevo un nude, come i nude che di solito porta Nadia, ma non riesco mai. E invece quando compro questa marca, a me si spezza sempre. Forse anche bellino, oggi sto sbocciando, vedete che magari rifacendo il tag posso approfondire di più. Cioè il colore è anche molto carino. Sempre con una matita su di me, perché sarebbe troppo morto. Però io ogni volta che ho comprato questo, avevo anche un rosso meraviglioso, si è spezzato. Poi rossetto con il pack più bello. Rossetti con il pack bello per il momento non ce n'ho, non ne ho, però diciamo forse questo. È molto bello, è sempre un rossetto di Kiko. Io ho tanti. Allora, io di chi tra matite e rossetti di Kiko per tanti anni, diciamo che ho comprato quasi sempre per la maggiore rossetti di Kiko, perché mi ci trovo benissimo. Allora, è lui ed è una collezione Holiday Gems, una collezione natalizia. L'ho preso per il packaging, non riesco, ho fatto un video, un reel su Facebook con questo rossetto e una matita nera, però non è molto portabile, preso solo per il pack, sia interno che sia esterno che ecco, vedete. Vedete che meraviglia. Ecco. Anche i prodotti low cost possono essere molto molto belli. È plastificato, però è molto raffinato. Andiamo a swatchare anche quelli, di solito non swatcho mai. Oggi sono generosa. Che dire, ragazzi, ecco, preso esclusivamente perché stava. Ormai era passato il Natale, stava in offerta, preso esclusivamente per il packaging. Poi, numero 7, matita labbra sì o no? Ultimamente ho perso, che belli, ultimamente ho perso la voglia di mettere la matita labbra. Però in passato ne ho fatto un uso, non mettevo il rossetto se non mettevo la matita labbra. Adesso a volte o con un lucido o con un nude, se non voglio, diciamo, apparire più di tanto, oppure con queste tinte labbra della Maybelline posso veramente rinunciare alla matita labbra, se posso ne farei a meno oggi come oggi, mentre una volta mi divertiva giocare con le matite labbra, modificare il colore dei rossetti. Ecco, da quando ecco, ho queste tinte, dov'è? Ho queste tinta labbra che veramente si può fare a meno della matita, però sto
ricominciando infatti a usare la matita, ho preso queste due matite low cost da Naima e ho preso uno rosso perché voglio cominciare a rimettere i rossetti rossi e vabbè, non riesco. Oh, vabbè, io sono la frana degli swatch perché il rossetto rosso ci vuole la matita. Quindi, vabbè, poi ho tante matitine, tutte low cost ovviamente. E queste sono le ultime, questa è una matita nude. Vabbè, questo è, ecco il colore, molto molto leggero, quindi ricomincerò ad usare le matite e ad appassionarmi un po' di più ai rossetti, spero, spero. Allora, il migliore o peggior gloss? Non ce l'ho, il peggiore. Il migliore, ma sono tutti belli perché li ho scelti, tra l'altro li ho presi anche nei negozi, quindi li ho provati prima. I migliori gloss sono questi di Sephora, mi piacciono tanto, sempre. O con la matita per intensificare di più, senza matita per lasciare le labbra più soft. Molto molto, pure questi hanno una colorazione nude. Molto 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 belli e lucidi. Questo è più glitterato ed è 08 di Sephora e quest'altro è specchiato proprio. Io non so più dove mettermeli. È specchiato, molto 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 bello, bellissimo. Quindi ragazzi, ho finito. Tagga chi vuoi. Lascio libero il tag per chi lo vuole fare, lo fa. Per chi no, no, perché comunque penso che ormai l'hanno fatto tutti, l'avevo fatto anche io, lascio libero il tag. Ho fatto un casino, io ringrazio Masha per questo video tag e Cristi che mi ha taggato. Un bacione.